per l'intervista del Prato Fernando, oggi in esclusiva mondiale, Geggia! Ciao Geggia! 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 Coronavirus, sono chiusa a casa da 2 mesi. Allora Geggia, all'anagrafe Francesca Antonacci. Tanto cinema, tanto televisione, tanto spettacolo teatrale, tanto canto pure, giusto? Sì, il contorno, diciamo. Sì, allora, tu sì, sei diciamo, originaria, sei originaria della Puglia, ma ti sei trasferita a Roma a 14 anni, mi confermi, no? 15 anni, e allora hanno riportato male le notizie sui giornali, sulle cose. Senti, vabbè, 14 o 15, Corella, insomma, quella, aspetta che lo metto. Fermalo, se no mi ti muovi troppo. Allora, ti volevo dire che 3 anni fa ti dovevo intervistare in uno spettacolo, diciamo, non so se ti ricordi di me, al Bagaglino, dove c'era Pippo Franco, c'eri tu, c'erano Giacomo Battaglia con Gigi Miseferi, che purtroppo Giacomo è un anno che ci ha lasciato. Era Branca Leone, perché io sono più di 10 anni che lavoro. Brava, sì, sì. Era Branca Leone. Ma sempre del Frito, che è stato uno spettacolo il mio, di una bellezza. Abbiamo girato per 5 anni. No, io parlavo di Branca Leone, sì, l'armata Branca Leone. Astrodita, che non è andato bene, è partito già male con un impresario truffaldino. E poi questo Brancaleone, 2 anni che ci siamo fermati perché è morto Giacomo. Sì. E io quella sera ti volevo intervistare dal vivo, però purtroppo non ho potuto perché quella sera io ero svociato, non avevo per nulla la voce. E l'unica persona che ho cercato di intervistare, che poi diciamo che è stato un accenno all'intervista, era Pippo Franco, che io conosco già da tempo perché l'ho messo anche in un film mio che ho realizzato. Allora, parlami un po' di te, della tua carriera in breve, diciamo, dimmi qualcosa dall'inizio, va. Ma cioè, vabbè, velocissimamente. Sì, sì, no, una cosa così veloce. Allora tu, mi sembra che sei laureata in due... No, quello viene dopo e viene, non c'entra niente. La cosa importante è che io a 15 anni sono venuta a Roma per studiare recitazione. Più che altro danza, musica, già la facevo a Lecce, c'avevo una zia, mio padre era un uomo dalle idee molto aperte, aveva anche le possibilità perché era medico, ha detto vabbè dai proviamo, tanto sicuramente, come vede che è difficile, come vede, si leva sto come si dice, sto sogno dalla testa e ritorna a casa. E invece è andata bene, è andato benissimo anzi. No, non è che andava bene, anche io sono testato, bella tosta, capito? Sì, sì. E niente, io ho fatto tantissime cose all'inizio, compresa la scuola chiaramente, ma non ho bocciato l'ultimo anno di classico, perché ho cominciato a lavorare in teatro con Sergio Ammirata, alla Voce del Tasso, a Filione, a 16-17 anni, facevo le televisioni private, quell'acqua dei pazzi, insomma, guarda, mio padre Corello mi perdeva. Insomma, perché alla fine è arrivato il provino, dai, nell'81 con Gianni con Compagni. E io sono arrivata lì, mi ero inventata uno spettacolo dove cantavo, ballavo, facevo giochi di magia vestita da piccolo clown. Insomma, hanno gridato al miracolo, sono arrivata prima in questo provino che era di circa 200 ragazze, tra cui ricordiamo Isabella Ferrari, Alba Varietti e tante altre giovanissime. E sono arrivata prima a questo provino, allora c'erano i provini e dai, facciamo così. E con Compagni si è inventato insieme a Giancarlo Magaldi, che era l'autore, allora ragazzino, autore, si è inventato il personaggio di Geggia con Franco Bracardi, sono una poca, non lo ricordo, ma insomma. E c'è stato tutto il lavoro dietro, non è vero che ci provava, manco per niente. Si lavorava tutte le sere con Bragardi, con Magaldi, ha inventato un personaggino per tirarmi fuori, insomma, infatti. Poi ho fatto sotto. A proposito, scusa se ti interrompo un attimo, a proposito di Gianni Boncompagni, io non so per quale motivo, ma come vedo te, mi viene in mente Renzo Arbore, uno dei suoi programmi, ma tu non hai... Ma non ho mai fatto niente.
Non hai mai fatto niente con Arpa, eppure io ero convinto di averti visto ad uno dei loro programmi, perché ogni volta che ti vedo mi Io ho ricordo. fatto un programma con Gianni E Coccompagni, forse allora l'unica donna che mi ha lasciato. mi sono confuso con lui allora, sì. Fatto Sotto le stelle che mi ha lanciato e poi ho fatto il grande successo Sotto le stelle con Bragardi, abbiamo fatto Infusione, sempre Gianni Coccompagni, che è un altro varietà, sempre su Rai 1, con Silvan, Rettore, tanti altri. Sempre con questi due, questo personaggio che sono una bomba, maestro, sono una bomba, insomma. Però poi hai fatto anche tanto cinema, televisione, fiction, no? Sì, dopo questo programma, questi due programmi così importanti di grande successo, è arrivato anche il cinema. È arrivato il cinema con Bud Spencer, Bombe, e poi tutti i film con Lino Banfi, con Gigi Andrea, con Romano Casecco, con Paola Romina e con mamma mia, e con, poi ho fatto, guarda, ho fatto del Topo Fra con Alberto Sordi, Tassinaro, e poi con Bombo Cannavale, poi ho fatto Grand Hotel il sabato sera su Canale 5, quando Canale 5 gli diede la diretta televisiva con Berlusconi che stava con noi insieme a tanti. Come Una Raffaele cosa Bonanni. però, una cosa che diciamo, che è rimasta, diciamo, che l'hai presa a brutto, mi sembra, è il fatto che sei stata scartata al provino di tale e quale, mi confermi? Non te. Vabbè, dopo 40 anni, dopo Sì, 30 anni vabbè, ormai. io parlo di tutto il periodo, diciamo, questa cosa non l'hai mandata giù, insomma, ecco. Parliamo piuttosto di Nino Manfredi, ho fatto 5 anni di Caffè Lavazza con Nino Manfredi, facevo la nipotina, dove quello mi ha lanciato proprio a livelli popolari in tutta Italia, 5 anni, piccoli film col grande Manfredi, Geggia 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 che rompeva tutto, la nipotina, non te lo ricordi? Sì. Sì. Ah, da lì sei diventata una star mondiale. No, mondiale, però avevo la grande polarità. Contemporaneamente facevo Portomà, facevo televisione, facevo cinema, facevo serate, poi ho fatto Picco, ho vinto due Telegatti per 2 anni consecutivi, la TV dei ragazzi su Rai 1. E poi Porto Matto per 2 anni e poi guarda una marea di Diciamo roba. che hai un grande curriculum dietro, insomma, ecco, va. Il Pavagino come prima donna nell'83-84, guarda, sono stati 10 anni dall'80 al 90, gloriosi. Poi c'è stato il fermo. E beh, come spesso succede. Fermo perché è cambiato tutto. Sì. È arrivata la piovra e il cinema con Banfi, tutti questi film che adesso sono cult, ho fatto Professione Vacanze, ho fatto la serie televisiva, quante ne ho fatte con Gerry Galacca, poi è arrivato appunto la piovra, è cambiato il cinema, sono cambiate le fiction, sono arrivati i carabinieri, i poliziotti, e hanno fatto fuori me, Bombolo, Cannavale, Banfi, Giancarlo Gianfranco Danci, cioè tutta quella serie di film spaghetti all'italiana. E ci sputavano addosso perché dicevano che eravamo io poi Geggia, Geggia, chi è sta Geggia, mamma mia, cresce, Geggia, bravo, sopravvive sempre perché io ho cominciato col teatro, ho ricominciato col teatro. A proposito di teatro, hai anche una scuola di teatro, mi sembra, vero? Sì, è lì che mi sono iscritta all'università, Ah. ho fatto lettere. Storia del teatro e poi ho psicologia e mi sono laureata a 36 anni in lettere, a 42 in psicologia. Ho aperto una scuola di teatro con il Comune di Roma quando c'era Veltroni, si chiamava Scuola di Comicità, poi è diventata Scuola di Attori, cioè si chiama Attori Scena da 20 anni. E poi vabbè c'è tutto l'altro pezzo degli anni 90, poi ho fatto anche Reality, l'ho finito su Rai 1 con Carlo Conti. Quando sono andata a fare il provino per tale e quale show, che parliamo di qualche anno fa, già avevo fatto altre fiction con Frizzi, le fiction con la Pivetti, prime, seconde serie, terze serie, ho fatto pure 3 anni di Fatti Vostri, insomma tutta questa bella roba qui, tante altre cose. E quando ho fatto quel provino mi hanno detto che c'erano gli stessi autori di Ritorno al Presente, che io avevo vinto il reality su Rai 1, quello di
nel 2005, già siamo nel 2005, c'ero io, Sandra Milo, Andy Luotto, Marina Suma, quando i reality erano con persone importanti, vere, non fatti disgraziati. Dai, insomma, Insomma, quando inizia il reality, c'hai sconosciuti, ma se tu non dici Grande Fratello VIP, con tutto il rispetto, non mi puoi mettere, che ne so, Fabio Testi alla stregua di Sozio, con tutto, no? Con tutto ciò che io mi diverto a guardare uomini e donne, moltissimo. Guai se mi perdo una puntata. Però non lo chiamare VIP, di Grande Fratello, punto. Che c'è che non no? Esatto. Come metti Sossio che ha fatto, e dimmi a livello artistico, dimmi che cosa ha fatto la signora Leonora Giorgi, il signor Fabio Testi, la signora Volpe, con Sossio e altri che non mi ricordo, ma altri no. Cioè, fanno queste cose. Invece, mi ricordo che allora il cast era 14 persone formate da Abete Ungheria, Andy Luotto, Sandra Milo, Marina Suma, poi c'era la figlia di Vera Gemma, vabbè, poi c'era una vettina famosa che non mi ricordo il nome, cioè era, e poi c'era il cantante, quello bolognese, un po' sparito, ma insomma è stato un grande, simpaticissimo. Cioè erano 14, a Gregoraci all'inizio proprio, però era già una nostra trasmissione. Cioè, tu mi chiami Grande Fratello VIP, vabbè, non mi frega niente. E l'ho vinto, grazie al pubblico, perché non volevano farmi vincere. Quando ho fatto il provino per tale e quale show, hanno detto che ero troppo macchietta, ecco, per poter fare la macchietta di Napoli. Non era più una. Io sapevo fare, e c'hanno ragione, so fare le parodie dei personaggi, ma non le imitazioni. Tale e quale show, come tutti i programmi, piano poi quelle che loro vogliono via, al di là che sei brava o meno. Ma quello succede in tutte le cose, non è solo al cinema, alla televisione, oppure purtroppo questo c'è. Cioè, Carlo Conti mi aveva già avuta su questo reality, evidentemente ha detto basta, già l'ho avuta, E è non è finita là. che uno, qualcuno ciccia, ma non è che uno non fa tale e quale show che sa che C'hai cazzo. tante altre cose da fare. Senti, Giorgio, è stata una bella chiacchierata, diciamo, dove hai detto tante cose che io non sapevo e ti ringrazio per questo. Quindi ti saluto perché poi se la facciamo troppo lunga può darsi che non la vedono tutta. Allora, grazie per l'intervista, speriamo di vederci al più presto dal vivo, così facciamo una chiacchierata un po' più lunga, magari dal vivo. Sì. E speriamo appunto Guarda, che. E speriamo che ah. finisca questa guerra che ci sta massacrando, diciamo, anche se non fisicamente. Ok? La supposta devono trovare, la supposta per mettere in quel posto al virus. Brava, sì. Ciao Geggia, buona serata e ci vediamo sul canale Fernando Mariani di YouTube. Ciao! Ciao. Ciao!